È iniziato più che bene il campionato di Serie B di pallanuoto dopo 41 anni per la Rari Nantes, l'Auditore Crotone, che nella prima giornata ha battuto l'Ostidiana Messina per 11-7. Sarà forse un perfezionista, ma che qualcuno non era contento della prestazione, nonostante la prima vittoria, insomma, all'esordio in questa nuova Serie B. Aveva ragione, perché per chi la pallanuoto la capisce, ovviamente si accorge che ci sono stati un po' di errori di troppo che vanno evitati. Vabbè, questa era la prima partita, per carità, quindi ci rendiamo conto che l'emozione, l'obbligo di dover vincere perché siamo di fronte a una diretta concorrente, quindi ci sta tutto. Però dall'essere contenti sul modulo di gioco e sulle prestazioni di tutti, insomma, un po' di rammarico c'è qualche errore di troppo, che però questa partita ci serve a capire quali sono gli errori da evitare e come bisogna affrontare le prossime, che saranno sicuramente nelle sfide più difficili. Anche perché di solito le squadre che riescono a vincere anche quando non giocano benissimo, poi alla lunga vanno avanti, sono le grandi squadre, tra virgolette. Sì, vabbè, ma noi siamo all'inizio quest'anno, per cui non ci possiamo permettere né possiamo pensare di essere la squadra che anche giocando male possa vincere. Oggi è andata così perché diciamo che alla fine abbiamo dimostrato di essere superiori, però dobbiamo giocare sempre al meglio, perché noi non dico che siamo una cenerentola di questo campionato, ma siamo gli ultimi arrivati e dobbiamo imparare a capire come il limite di questo campionato, qual è il livello e dover mantenerlo per essere competitivi e poterci rimanere. Io continuo a dire che noi ce lo meritiamo questo livello di Serie B, però dobbiamo dimostrarlo, continuare a dimostrarlo e meritarcelo fino alla fine. L'ultima battuta sul pubblico, nonostante insomma non si potesse ospitare tantissimi spettatori, però si sono fatti sentire. Vabbè, il nostro pubblico è sempre stato così e ci dispiace però poter dire che dalla prossima dobbiamo organizzarci in maniera diversa, perché purtroppo la struttura è un po' limitativa per noi e quindi ci organizzeremo con delle riprese facendo in modo di farglielo vedere all'esterno. Ci organizzeremo per la prossima sicuramente, il tempo ce l'abbiamo e faremo sentire la voce del pubblico anche se non c'è.